La zona di Sant'Ambrogio super presidiata, ma ecco che spunta l'agguato in Santo Spirito con una violazione del coprifuoco in piena regola documentata dai residenti infuriati. Musica a tutto volume, assembramenti e pure uno striscione affisso sulla facciata della basilica contro gli arresti dei responsabili dei disordini a Firenze accaduti nell'autunno scorso, che sono scattati alcuni giorni fa. Il tutto viene postato sui social dai residenti che tornano a chiederla cancellata subito a protezione della chiesa e denunciano, nonostante le segnalazioni delle forze dell'ordine, nemmeno l'ombra. Attenzione, commenta il sindaco Dario Nardella, quella vista in Santo Spirito non è movida. L'ordinanza in Sant'Ambrogio ha funzionato invece, quella è piuttosto una manifestazione non autorizzata, riconducibile agli anarchici. Nell'insieme i controlli sono andati bene nella zona interessata dalla mia ordinanza. Sant'Ambrogio, Piazza dei Ciompi, Borgo La Croce. Devo ringraziare Polizia Municipale e Forze dell'Ordine che erano presenti in gran numero e hanno fatto un grosso lavoro. Si è registrata una, diciamo, manifestazione improvvisata, non autorizzata, di fatto in Piazza Santo Spirito da parte di persone riconducibili agli anarchici per protestare contro gli arresti legati ai fatti della manifestazione violenta dell'ottobre scorso, ma questo non ha niente a che vedere con la vicenda del Covid.